monumento alle mie spalle viene eretto per volontà di Raffaele Bisteghi, defunto nel maggio 1881, il quale per via testamentaria obbliga gli eredi a impegnarsi nella realizzazione appunto del proprio sepolcro per una cifra non inferiore alle 12.000 lire, insomma per l'epoca rilevante. E l'anno successivo il nipote si impegna appunto a onorare le volontà dello zio, acquistando uno spazio appunto prestigioso all'interno della Galleria degli Angeli qui in Certosa. E nel 1885 Enrico Barberi è quindi al lavoro per la realizzazione di un sepolcro che lo vedrà impegnato per oltre un decennio. L'artista è infatti noto per la sua meticolosità, l'elaborazione delle sue opere passa molto spesso attraverso una grande quantità di bozzetti e di modellini in terracotta. Il risultato comunque è più che mai riuscito, il monumento è di forte potenza scenografica, colpisce soprattutto il realismo agghiacciante del moribondo, la resa appunto straziante del dolore impressa sul suo volto, un'immagine che molto probabilmente diciamo si richiama all'esempio pittorico del Mazzini Morente di Silvestro Lega. Il vero emerge anche nella resa minuziosa dei dettagli. Notiamo infatti appunto la coperta damascata del letto, il cuscino di seta e le diverse stoffe degli abiti. Particolarmente rimarchevole è poi la figura dell'angelo, è reso appunto magistralmente, fluttua appunto nell'aria, si libra in alto indicando con questo sguardo e con il gesto severo che è giunto il momento del giudizio. Una figura che diciamo in qualche modo parla già una nuova lingua che trascende il vero e presenta influssi simbolisti. Diverso invece il discorso per quanto riguarda la figura della consorte, che appunto con questa espressione compassata e questi abiti demodé poco rispondente alla drammaticità della scena, nelle intenzioni dell'artista esplicitate da diversi bozzetti, appunto i modellini rinvenuti, vi era la volontà di attribuire a questa figura lo stesso grado di verismo che caratterizza il resto del monumento. Ma forse appunto la signora insomma non dovette gradire questa scelta in un'epoca in cui appunto in assenza di bisturi solamente lo scalpello dello scultore poteva tramandare un'immagine edulcorata di sé. Nonostante le critiche che l'opera appunto subì all'epoca dai contemporanei, si tratta sicuramente di uno degli esiti appunto meglio riusciti di Enrico Barberi, che figura quale protagonista qui all'interno della Galleria degli Angeli, con anche il Cristo della tomba Cavazza e la tomba appunto Borghimamo con il gruppo del dolore confortato dalla fede.